Guardalo l'Alon come si diverte nel suo tempo libero, che costruisce, che si fa le torri e le scala e studia i dirupi su come buttarmi giù. Come possiamo buttare giù Gabby quest'oggi? Così tanti Gabby e così tanti modi per ucciderlo, ma così poco tempo. Vuoi vedere che il prossimo obiettivo di Lone è buttarmi giù da sta montagna? No, ragazzi, voi non sapete cosa ho sbloccato io. Dalla fabbrica di livello 10 in poi, io ora ho il potere mentale. Lo vedete il mio aggeggino? Lo posso usare a distanza. Ci avviciniamo. E... Ah! Guardate, è caduto! Ha funzionato! Ciao, ciao, Lon! Dov'è il suo cadavere? Non c'è Lon! Ehi, Gabby! Stavi Oh no! cercando me? Lo sai, Gabby? Ho ucciso io, Mufasa. Per craftarci il trattore dobbiamo prima creare i radiofari, che sono quelle antennine che possiamo anche utilizzare per segnare i punti interessanti sulla Come i mappa. beacon di Subnautica per... Esatto, quanti beacon su Subnautica? Ecco qua, Gabby, tieni anche tu qualche Ma radiofaro perché ci sembra tipo tornerà un utile. bastone da mago, bellissimo! Quindi io, ad esempio, lo posso piazzare qui a terra e vedete che mi rimane il simbolino direttamente sulla mappa. Ah, vada Addirittura, cadavra! no, sia buono, non me lo rubi, eh. Addirittura gli possiamo anche cambiare direttamente il nome. Vedete, ecco qua. Gabi puzza! Era a caso. Non pazzo, non è vero, non sono pazzo che la Mi gente non segui mi con la capisse. motosega e mi butta giù dai dirupi! Questo gioco lo Cosa rende faccio io, aggressivo! Gabby? Scusa, Questo cosa faccio gioco io, Gabby? Scusa. lo rende aggressivo! No, che Che bello! carino, Ragazzi, ci stiamo piccino, facendo il trattore del ma è nonno, ma bellissimo. stupendo! Ed eccolo Che... qua, ui là. vabbè. Bello, anche facciamo? Lo proviamo a guidare, sto coso? Purtroppo sono posto, quindi uno di noi due dovrà guidare. Tutti. Ok! Ah, Mori, sei si salito sale! sopra, Sì! vergognati. Ma che veloce che è comunque. Ehi! È fantastico, nonna! Sprinta via tanto Mamma velocemente. mia! Verso, dai! Dritto, dritto! Ok, e tu guidami, Gabby, tu che puoi usare Ok, aspetta effettivamente che... il Sì, radar. infatti, vediamo. Ma è Carbone bellissimo. verso le montagne a sinistra. Vai verso sud. Verso sud, praticamente. perfetto. Gabby, Verso lo sai che sud. peraltro possiamo anche No. impostare una strada, una traiettoria Ok, in ma modo lui... tale. Aspetta, Oh, aspetta! Gabby, Gabby, Gabby. Ok, a posto. Non vorrai fare quello che penso Gabby, io. voglio fare quello che pensi tu. Tanto ormai c'ho tante di quelle denunce da parte del WWF. Signore, buongiorno, scusi, permetto una parola. Olè! Cosa è successo? È Cosa gli hai venuto malissimo. fatto? Gabby, mi sa che siamo praticamente arrivati. Prova a Qui controllare. sotto. Sì, è qui, è Ah, qui. sì, però. Ok, è qui. Se la faccio Fermo, fermarlo! fermo, Non se la faccio fermo, fermarlo! fermo! Torni indietro. Sbrisia via perché c'è tipo il muschietto Io scendo che è sotto. meglio, non mi Ok, fido. proviamo a uscire. Vediamo un po'. Ok, non si muove. Gabby? Perfetto. Gabby, ho visto animali? Wow! Ok, occhio, aspetta. No, per un Avada secondo. Cadavra! Avada Ok. Cadavra! L'ho ucciso con un Ti ho pugno. salvato la vita con l'Avada Cadavra, che bravo Sì, che sei. sicuramente. Ci abbiamo un problema. Come Dica. possiamo ad andare per di là? Vedi, o fai tipo una rampa Crepa. e ti voli. No, non spingere, Gabby. Allora, aspetta un secondo, vediamo un po' se Si riusciamo a fa il metterlo. ponte! In teoria, Possiamo aspetta che andare ho paura avanti di così scivolare di con un sotto. ponte! Guardate che Guardalo. roba! Guardalo. Loro sei un Funziona. genio! Sei un Funziona. pazzo maniaco Sì, ho una paura di compulsivo! volare di sotto che te non c'hai idea. Però, Guarda guardalo giusto che... giusto praticamente. Perfettissimo! Ok, Lon non è male. fantastico! Vuoi che lo faccio dopo? Gabby! Gabby, ci Oh, sono creature! perché a me? C'è non Aspetta, dietro! ok, Gabby ci sta seguendo! Gabby ci sta Ok, vai più seguendo! dietro, vai più Aspetta, dietro! Vai più ho dietro! un'idea! Un'idea! Ok! Ha funzionato? È No, è caduto? sotto! È sotto, è No! sotto, è sotto! Ok, Però mi la trovo... tattica è buona, la Ho tattica è capito, ho buona. capito! Attiriamolo più al centro Sì, del più al ponte. centro, qua, questi devi cancellare. Non Ok, cancellali, veloce, è aspetta, giunto il momento! fatta! Vai! Dovrebbe Credo essere sia volato di caduto! sotto. Vediamo! Sì. Sì, lo vedo cadere! E credo che abbiamo trovato effettivamente il deposito di carbone. Guarda che bello, che nero, che Ulla! ossidiana! Ne senti l'oscuro potere, Gabby? Ma siamo passati al lato scuro! Signor Gabby, mi passi una delle mini Eccole trivellozze. qui! Perfetto.
Perché a sto punto ci potremmo inserire. Ci facciamo il giacimento. Guarda. Hai capito? È perfetto. Però come portare tutto dentro il trattore? Sono felice che tu me l'abbia chiesto. Al semplice costo. No, questa volta te la faccio gratis, dai, non ti chiedo niente. Per fortuna. Abbiamo anche sbloccato la stazione del camion, che è una struttura gigantesca. Aspetta, questa qua, puoi vedere. È bella. Ma che bestia. La dovrei poter piazzare temporaneamente, vediamo un po'. Ha pure il gancione. Sì, ne dovremmo mettere una qui che carichi ovviamente il carico e una in base. Sul trattore e una in base che lo ritiri. Ok, come facciamo con l'energia? Sì, perché se usiamo i nostri generatori classici a biomassa dobbiamo ogni volta tornare qui perché prima o poi si scaricherà. È un casino. Però se parte del carico lo buttassimo dentro un generatore a carbone che a sua volta alimenterà la trivella. Ah, c'è i generatori a carbone, giusto? L'hai mostrato prima? Sì. Sono grandi e grossi, ma tanto voglio dire qua non dobbiamo mettere altro. Se lo mettiamo qui possiamo usare l'energia del carbone. Per dare, cioè si alimentano a vicenda. Praticamente sì, ecco qua. È bello grandino, fa vedere. Che bestia. Va da sé che ovviamente, come diceva Gabi, il primo generatore dovrà essere a biomassa per farlo partire. Così che mi rifornirà il nostro generatore a carbone. E da lì praticamente avremo energia infinita. Una specie di perpetuo mobile ce l'abbiamo. Sì, praticamente sì. Vediamo un po' quanto ne estrae. Questa ne estrae 120 di carbone al minuto. Porco schifo. Allora, dovremmo ovviamente collegare un separatore in modo tale che le risorse arrivino dalla Porca vacca. No, tu non mi hai visto. Gabi, che succede? Non mi dire che sta scendendo. Uno mi ha visto lì sopra. Dove? No! Ah, non puoi scendere. Oh, Gabi, chi è quello lassù? L'ho visto. Quello là voleva scendere, no. Ma non può perché si schianta. Non ci resta che mettere un veloce generatore a biomassa qua di lato, proprio volgare per i primi secondi. Ma sì, poi lo cancelleremo e sparirà dalla faccia della terra. Basta, non lo puoi avere il nostro bioreattore. Non lo puoi avere. Guarda il potere oscuro che esce e andrà nel separatore e ci darà tanti figli. Ma ricordiamoci che la risorsa più preziosa è Gabi. Sicuro. Perfetto, come potete vedere tutte le risorse vengono estratte e sono già state portate al noto generatore a carbone che produce 50. Porco cane, due volte e mezzo rispetto al generatore a biomassa. Wow. Oh man, porco schifo. Quindi avete capito, ragazzi, abbiamo costruito una fabbrica di carbone che ci dà energia al generatore di carbone e questo generatore di carbone adesso sta portando il tutto alla zona macchina, dove la nostra macchina potrà portarlo semplicemente e sicuramente in base. Buono, allora, vuoi guidare tu al ritorno e io sto sopra in tutta tranquillità? Ma certo. Aspetta, con vero piacere. Che finirono giù con una scarpata. Esatto. Ma vabbè, dettagli, vai Gabi. Sarà un piacere buttarla giù da questo ponte, signor. No, piano, Aspetta, Gabi. Fidati di me. Non mi fido. Non freno. Io corro. E se sono a stemio e non posso bere la birra? Metti tu puoi fare tutto perché sei con un tedesco. Ok, Andiamo. Passa in mezzo alle piante, passa in mezzo alle piante. Ma sì. Ok, distruggi tutto. Distruggiamo sul nostro cammino. Laggiù c'è la nostra base. Credo, Lon, che non sia così difficile perderci con un ascensore grande come la Torre Eiffel. Dici. Allora, direttamente qua sopra, Gabi, secondo me potremmo piazzare tutte le centrali a carbone, secondo me. Così che praticamente faremo in modo che qui vengano scaricate tutte le merci, ovvero il carbone, che poi andrà alle nostre centrali carbone. Allora andiamo subito a crearle. Perfetto, allora dovremo poterla mettere direttamente qua, ottimo. In modo tale che il veicolo possa tranquillamente arrivare qui e scaricare tutte le sue merci. Bella, bella, che poi ovviamente saranno portate alle nostre centrali. Ti sei vinto una scossa. Naya, ma come? Sì, ora Gabi, la parte più divertente. Dovremmo programmare il percorso del nostro trattore in modo tale che lo faccia in automatico. Infatti, se noi saliamo sopra e premiamo il tasto C, abbiamo questa cosa che si chiama avvia registrazione. E possiamo, una volta cliccato questo pulsante, registrare un percorso da pilota automatico per il nostro camioncino. Sta registrando, Lon, siamo in live, stiamo facendo un video di YouTube. Occhio alla testa. Wow! Perfetto. Mi sono preso una pacca incredibile. Chi sono io? Sono Favizei. Ci siamo. Ok. Volerà tantissimo di sotto, Gabi. Sì. E qui si dovrebbe caricare tutto. Guarda che state caricando. Sì. Vediamo un po'. Guarda, ci porta il pacco. Vediamo, perché non me lo dà in faccia. Cosa succede? Sì, me l'ho messo dentro. L'ha messo dentro. Perfetto. Nell'inventario. Non so. Aspetta, ma ha caricato già tutto? Termina la registrazione. Salvata. Vedete, queste sono le freccine che il nostro trattore dovrà Gabi, fare. Gabi, è partito il trattore. Gabi, è partito il trattore. Fermo. No. 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 No.
correggere giusto qualcosina. Sai che ti dico, Gabby? Io faccio il tatticone e gli ci metto le pareti. Bravo, e che bravo. Il Denon Gamer è pirla bisogna solo due o tre volte. Bisogna pensarci più in là a queste cose, signor. Sì, non mi fido. Come sta tornando? Gabby, io devo mettere... No, guarda, vuole suicidarsi. Cosa? Non guarda. No, il cambio vuole suicidarsi. Che sta facendo? Vuole suicidarsi. Tizio, non hai far fatto boiate. Bene, hai fatto non far bene. Boiate. Vedi che lo sapevo io, eh. Lo sapevi, lo hai fatto bene. No, sarebbe sfiga se improvvisamente la parete si cava. No. Si è bloccato. L'ho fatto. C'hai dubbi? Dove si è bloccato? Credo che sia l'altra parete che lo salva. Vediamo un po'. Ora si è suicidato. Però adesso se abbiamo fatto tutto correttamente. Sì ma frena. Perché devi arrivare in scivolata? Dicevo, se abbiamo fatto tutto correttamente. Ora nell'inventario. Cosa? Non ti muovo. No, ti ha investito. Adesso devo rifarmi la strada a piedi. Gabby, non sono io. Gabby, ho capito che quest'oggi non ti sei ancora buttato dalle scogliere. Però e come facciamo ora? Sta andando? Non lo piglieremo mai. Non lo piglieremo mai. No. Gabby, l'importante è che funzioni. Oh, senti, funziona, non lamentarti. Podala. Eccolo laggiù. L'abbiamo quasi raggiunto. Sta funzionando. Guarda, direi sta andando. Direi che sta funzionando. Perfetto. Sì, vediamo se prende la roba. Sì, ecco il braccio che si è mosso. E dovrebbe aver preso. Guarda il carbone che c'è sopra. Gabby ha funzionato alla grande. Non ci credo mai ha funzionato alla gamba. Alla grande. Alla gabbiant. Ok, ed è tornato indietro. Guarda che torna indietro. Sì. Perfetto. Quindi dovevamo fare il doppio percorso. Bene. A quanto pare sì, adesso lo sappiamo. Ottimo. Che lavorone, Gabby. Che lavorone. Sì, è stata una faticaccia. E per concludere in bellezza, Lon, seguimi. Ho un'idea pazzissima. No, Gabby. Sai che abbiamo sbloccato quegli aggeggi che ci permettono di volare da una parte all'altra? Oh no. Io pensavo. No. Credevo. Volevo proporti un'altra delle mie challenge. Io faccio il cameraman, tu fai il pirlaman. Così siamo a posto che vola dall'altra parte. Perfetto, questo mi sembra un punto adatto per la nostra pazzia. Ma che? Non nostra, io non includere anche me. Sì, ormai ci sei dentro. No, oh, guarda. Vediamo se funziona come penso io. Questo giorno verrà ricordato. Come il giorno in cui Gabby è morto, io non c'entravo niente. In questo giorno dove Gabby avrà fatto il volo più epico russo mai visto. Vai, Gabby. Siamo tutti con te. Ce la fa. Funziona. Ce la fa veramente. Funziona. Non ci credo. Mi sono fatto male, ma funziona. No, solo tre cuori. Ho solo tre cuori. E se ne metti un'altra qua, Alon? No. Possiamo fare avanti e indietro. Se muoio, Gabby, se muoio. Non la faccio più. Funziona. Ok, ho perso solo un cuore, dai. Guarda, Alon, cosa abbiamo scoperto? Cosa? Una caverna. No, basta caverne, Gabby, sono sempre pieni di ragni. Non una caverna. No. Guarda quanto grande. Ui, là, è grosso sto posto. Guarda quanto grande, lo... Ho paura. Oh, Gabby, ci saranno creature che ti attaccano. Siamo in fin di vita, vediamo, Gabby. Vediamo. Rimandiamola ai prossimi episodi. Io sono curioso di vedere. Sì, Lon, è enorme. Sì, ok, questa la rimandiamo. Credo che il prossimo episodio sappiamo dove andare, sì, ragazzi. Sì, a morir male. Tornami indietro che è meglio, Gabby, ho paura. Si sente un brutto rumore di lì.